partiti da Ulriken verso Nüfenen Pass. Ulriken che si dovrebbe vedere là. Sono 14 km da Ulriken al Nüfenen Pass. Quota 1650, stiamo andando verso il Nüfenen Pass, che è un po' meno di 2005, dove ci hanno detto che incontreremo tanta neve. Ah, vedo già le pale eoliche dove c'è il lago, e se quella è la strada temo fortemente che abbiano ragione e non si passi. Ai 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 ai, ci sono 9 gradi sopra zero, fa freschino, e dopo il Nüfenen, scendendo dall'altra parte, si va a fare il passo del Gottardo. È una strada che si può fare in bici e voglio verificare la fattibilità. Allora, siamo quasi a quota 2000, la salita è veramente dura. Infatti, pensandoci bene, sono 13 km di salita con oltre 1300 metri di dislivello, quindi la pendenza media è più del 10% ed è, si fa sentire. Adesso nella parte finale forse diminuisce un pochino, i motociclisti fastidiosissimi, anche se sono svizzeri. E comunque, dicevo, motociclisti come sempre fastidiosi, peggio delle mosche, e qualche ciclista c'è, forse sì, ne vedo salire altri 3 sotto. Probabilmente il Nüfenen Pass è una bella bestia anche per i ciclisti, è un bel trofeo, comunque si paga piuttosto caro. Adesso sto inquadrando i tornanti su in alto, un po' contro sole, forse verrà, e vediamo, malissimo che vada, torniamo indietro se non riusciamo a passare di là in Val Formazza. Quota 2103, continuiamo a salire. Temperatura 13 gradi. Eccomi qua, mi trovo nella curva poco sotto il Nüfenen Pass, da cui si stacca il sentiero barra strada, che è questo qua, che andrebbe verso il Grimsi, il lago di Grimsi. Ufficialmente è anche bloccato. La neve è bella, tiene, ci vorrebbero i ramponi. No, no, non so cosa fare, possiamo andare a vedere, e poi se non c'è spazio torniamo indietro. Ecco, Nüfenen Pass 2477, mi mancano 11 metri, maledizione. 11 metri, 10 metri, la posso farcela. Pensavo
Volevo solo vedere il versante di qua, anche perché non lo vedremo più. Certo. Andiamo lì al camper e torniamo indietro. 12% così di pendenza. Sì. E mi sa che quindi si equivalga alla nostra. Beh, come fai, eh? Nüffenen Pass. Ok, scendiamo dal Nüffenen Pass fino al bivio, dove andiamo a vedere se riusciamo a fare il traverso per entrare in Val Formazza. C'erano 10-11 gradi su al colle con un po' di venticello. E quest'anno c'è tanta neve, dicono. È andata così. Il disastro del tentativo di passaggio per il lago di Grimsey e lunghe discussioni, ampi dibattiti, analisi di cartine, pareri, eccetera eccetera, cerchiamo di passare dal colle di San Giacomo, che si trova a 2300 metri, cioè quasi 200 metri più basso di qua, dove non ci dovrebbe essere neve, e scendiamo verso Airolo praticamente, le dita. Fermandoci però all'acqua, e da lì ci tocca risalire per 400 metri per arrivare al passo di San Giacomo, così arriviamo almeno a 1700, se no stasera mangiare non è eroico. Andando Germano, è proprio matto. Ma dove va con la bicicletta? Su di là. Hello. Perfect for the bike. Ah, sì. Ah, sei italiana? Sì. C'è neve di là da San Giacomo. Ma dove va con la bicicletta? Non si va nessuno di qua con la bicicletta. Qui ci passano le capre, noi i ciclisti. Dove va lei? Le capre e qualche raro cravotto, purtroppo. Ah, ma allora lei è proprio venuto su con la bicicletta? Sì, grande piccio! Ma lei da dove arriva? Ma non vede che c'è la neve? Ci vogliono gli sci, no la bicicletta! Faccia più attenzione la prossima volta! Siamo arrivati al passo di San Giacomo da all'acqua. Ecco l'Italia, questo paese del sole. Dovremmo aver finito di pestare la neve.
Da qua dovrebbe essere tutta discesa. Allora, fatti di salita 1753 e 8,20 di discesa. Sono le 14:42, ci sono 17 gradi e siamo a quota 2300 tondi tondi e abbiamo fatto 33,53 km da Hurricane. E adesso, se tutto quaglia, dovrebbe esserci solo discesa. Rifugio Maria Luisa, Alta Valformazza. Qui siamo nel cornetto del Piemonte che si incunea in Svizzera. Ecco il biker germano. Quando c'era Candid Camera, Madonna. Il video panazzo, paninazzo, paninazzo. Che non si sente il profumo però nella GoPro. Sì, attiva profumo.